weekend di grande festa a Piglio e una partecipazione straordinaria per la 48esima edizione della Sagra dell'Uva. Dopo lo stop imposto dal Covid, si rinnova un appuntamento tradizionale molto atteso, con oltre 60 stand gastronomici che nel centro storico del paese hanno servito i prodotti tipici locali e soprattutto il cesanese, vino DOC più antico della ciociaria. Benvenuti alla 48esima Sagra dell'Uva e dopo 2 anni di fermo costretti per il Covid-19, fortunatamente quest'anno siamo riusciti a far ripartire questa bellissima macchina organizzativa che è la Sagra dell'Uva. La presentazione, come ogni anno, è del nostro prodotto tipico, il cesanese del Piglio, che è conosciuto al di là dei confini territoriali. Un vino DOCG, l'unico nel Lazio, il vino rosso, quindi un'ottima qualità. Abbiamo degli ottimi prodotti che vengono premiati continuamente anche a livello internazionale. E la Sagra dell'Uva mette in risalto il nostro prodotto, in particolar modo quello che è stato voluto da questa amministrazione, che viene venduto esclusivamente vino DOCG, quindi non ci sono altri prodotti, ma il prodotto locale, il prodotto che costituisce per noi il nostro tesoro. La Sagra dell'Uva è una manifestazione particolare perché richiede un grande sforzo e c'è stato da parte dell'amministrazione, da parte degli uffici comunali, da parte di tutte le associazioni che operano nel nostro territorio, e quindi facendo e compiendo un lavoro sinergico con tutti coloro che operano nella nostra comunità siamo riusciti a perfezionare questa macchina organizzativa, e quindi abbiamo dato la possibilità a tutti di poter trascorrere 3 giorni nella spensieratezza e ovviamente assaporando ed assaggiando il nostro prodotto, che è il vino cesanese del Piglio. Ma una manifestazione molto riuscita, vista anche la partecipazione in queste prime giornate, ma soprattutto una manifestazione che è cresciuta molto negli anni in termini di partecipazioni, di pubblico, di presenze, non solo cittadini di Piglio, della provincia, ma provenienti anche da altre città della regione Lazio, e questo è veramente una grandissima occasione per promuovere le eccellenze del territorio, quindi quelle che sono i prodotti enogastronomici, in particolar modo ovviamente il vino, ma anche per promuovere le nostre bellezze, i nostri centri storici, la nostra cultura e la nostra arte. Per questo i miei complimenti all'amministrazione comunale, al sindaco, a tutti gli assessori per questa ulteriore edizione che hanno promosso in quest'anno, anche dopo la ripartenza, dopo il Covid, e la presenza e la vicinanza dell'amministrazione provinciale. Ricchissimo il programma di festa organizzato dal Comune di Piglio con la collaborazione di Lazio Crea. C'è stato infatti spazio per spettacoli, musica, cultura e arte con la mostra La grande bellezza di Bruno Tebelli, artista di Piglio. La Sagra dell'Uva è anche cultura, tradizioni del nostro paese. Per questo abbiamo pensato di organizzare una mostra dal titolo La grande bellezza, realizzata da un nostro concittadino Bruno Tebelli. Da pochissimo tempo abbiamo scoperto queste sue doti artistiche, che ha sviluppato soprattutto durante il lockdown. Oggi ci ha portato soprattutto dei ritratti meravigliosi, e veramente per noi è stata una grande scoperta. Ho visto i numerosi visitatori, l'interesse che ha destato questa mostra, e sicuramente è la prima e speriamo di una serie. Comunque, insomma, abbiamo già invitato Bruno a fare altre mostre, magari su tematiche diverse. Questa volta in effetti la tematica è la grande bellezza, per cui abbiamo soprattutto dei ritratti, ma ci ha promesso che faremo anche una mostra su diversi scorci del nostro paese. I miei disegni sono fatti esclusivamente con la penna Bic nera, rossa e blu anche, ma anche le altre penne colorate, però solo Bic. Altri tipi di penne no, non vanno bene. E ecco, poi col tempo ho modificato, ho messo un po' di acquarello, un po' di pastello, poi rimane comunque sempre la penna Bic, è la mia tecnica, è quella più che porto da sempre, dalla vita che faccio questo, insomma. Anche se mi ha portato sempre problemi questa tecnica, perché la penna Bic difficilmente capiscono che è penna, dicono di no, e allora devo fare le prove davanti a loro a vedere, insomma, che quella è penna, insomma. E dunque, questi qua che vedete qua sono stati fatti 2 anni e mezzo fa, dal primo lockdown. Ho iniziato, ne ho fatti circa 300, e oggi devo ringraziare il sindaco che mi ha dato questa possibilità di farli vedere nel mio paese, soprattutto nel mio paese, perché la mia prima mostra doveva essere qua, nel mio paese, e poi andrò anche oltre, insomma.